Salsol amici, bentornati nel mio canale, io sono Danai e oggi torniamo insieme con la nostra Bri, quella povera disgraziata di Bri, a vedere come se la cava nella sua Parents Legacy Challenge. Ok, lei è qui a casa. Sta preparando un pranzetto, anche se insomma ormai sono le 3:15. E qui ci sono anche le sue amiche che sono venute a trovarle a farle un po' compagnia. Lei potrebbe parlare dell'esca migliore, visto che ultimamente sta pescando tanto, e parlare anche con lei di cucina. Meno fa un po' di conversazione. Comunque veramente Candy è adorabile, è un'amica sempre presente. E anche Alana comunque mi piace, quindi mi piace che anche Alana faccia parte della vita insomma di Bri. Perdonatemi, è che mi distraggono con i messaggi, ma sempre quando registro mi scrivono tutti. Sembra che abbiano l'antenne. Ok, sto registrando, scriviamole. Vediamo di tornare concentrata a quello che sta succedendo. No, vabbè, ma lei fa delle facce che sono qualcosa di spettacolare. Certo, se avevo messo un'altra sedia, sedevamo tutti al tavolo. E gliela metterei, dai. Ok, direi che puoi chiamare a tavola. Tutto lo metti qui. Poi tutti siedi. Non prenderla, ce l'hai già la porzione. E ti mangi il tacos. Vediamo se si siedono tutti al tavolino, se abbiamo fortuna. Tra l'altro è arrivato il momento di far crescere anche le bambine, quindi magari questo potrebbe anche essere il compleanno. Certo, non è che abbia decorato molto. Però vabbè, lei non ha neanche tutti questi soldi, non è che navighiamo nell'oro, per cui insomma mi sembra già tanto. Quindi una volta che è finito, facciamo passare di età. Quindi loro, tu parla con loro nel frattempo, dai consigli genitoriali, vabbè. Non che lei, lamentati delle bollette, poi magari rallegriamola. Racconta una barzelletta, insomma, ecco, non ci lamentiamo e basta, facciamo anche qualcosa di divertente. E nella mia fantasia, Kyle in questo giorno fa un regalo ai figli, che ovviamente però non gli darà. Gli fa un regalo ma lo tiene lui. O magari gli fa un giocattolino. Ok ragazzi, ho un'idea. Che succede? Ah, mi stanno passando d'età da soli. La mamma ora arrivava a farvi crescere. È andata Candy da loro. Che succede? Sì, loro piangono di continuo. C'è veramente una cosa angosciante. Dai Bri, basta, fagli passare d'età, non hai più fame. Oddio, che brutto glitch che è questo. Lui l'ho visto di sfuggita, ma mi ricorda Kyle. No, guardiamolo un secondo. No, ma che faccino adorabile. L'aveva sistemato, però. Assomiglia a Kyle, è un'impressione mia. Oddio, non è che sia una scima nel notare le somiglianze, però. Però mi sembra Kyle, non so. Oddio, c'è anche di lei. No, gli occhi sono di Kyle. Assolutamente, sì. Gli occhi sono di Kyle. E lei? Beh, mi sembra somigli più a mamma. Eh no, manca a lei, ci sta la fotina, eh. La fotina dell'appena cresciuta. Sì, le assomiglia più a mamma. No, che bellini! Avrei preferito se fosse solamente uno, onestamente. Però, allora. Io sistemo un attimo i bimbi e ci rivediamo tra poco.
Allora, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ho fatto anche qualche modifica, ho aggiunto qualche oggetto con i pochi soldi che mi erano rimasti, 2000 o giù di lì. Adesso sono rimasto a 27, Simon Leon. La tinozza, il filo per i panni, lo scivolo, una decorazione. Non mi dica che c'è la posta, ti prego. Ah, ok, oddio, oddio, oddio. Me l'ha presa male. Pubblica, ecco, pubblica per conto. Ah, no, le bollette da pagare invece. Comunque, vabbè, ok, non ci pensiamo. Ora vediamo di racimolare i soldi. Ho modificato anche Bimbi. Lui. Eccolo qua. E Amélie. Amélie, mostrati. È bellissima. Oh, piccola. Allora, vediamo di fare qualcosa anche con voi. Lei potrebbe. No, non gli ho messo l'orsetto. Ah, e c'è una cosa. Qua fuori ci sono due giocattoli. Chissà chi li ha lasciati. Nella mia fantasia è stato Kyle. Mostra il giocattolino a Bri Cavendish. E lui invece ci si mette già a giocare. Lascia lì, tesoro, questo. Vai a prendere quello che ti ha regalato il babbo. Anzi, il papà. Dai, che ce la facciamo. Bellino, mi traballa la piccolina. Lui già gioca. Acquista l'abilità di pensiero. Acquista l'abilità di immaginazione. Mostra il giocattolino a Bri. Dove vai, tesoro? La mamma è qua. Tesoro, non guardare più la TV. Bene, le amiche se ne vanno. Così noi magari ci occupiamo anche dei bambini. Oh, piccola stella. Ma vediamo un po', voi avete fame? Sì, un pochino, però. Oddio, lui ha fame. Allora, dai il cibo a Tristan Cavendish, dagli della salsa di mele, dagli anche una bevanda e dai il latte. E le diamo biscotti a forma di animali e gli diamo un succo di mela. E poi magari ci occupiamo del giardino, ma lei ha qualcosa da vendere? No, queste rane che non valgono una mazza da far accoppiare. Però facciamole accoppiare. Oh, c'è il circo. No, io la manderei. Ho bisogno di svago. Anche se mi dispiace, i bambini sono cresciuti adesso. Vabbè, pazienza. Vai. Il circo è stato fantastico. Erano tutti elegantissimi e luci e suoni quasi ti ipnotizzavano. Bene, le è piaciuto. Perfetto. Avete ancora fame, piccolini? No, mi sono dimenticata letti. Ecco, questo è un problema. Bene, allora davvero urgentemente. Ah, lei è accattivante, a proposito, non vi ho detto i tratti. Mentre lui è un viziato. Perfetto, direi, ragazzi, non poteva andarci meglio. Mangiate la salsa di mele, fategli autonomi. Mi dispiace se mamma al momento non vi sta cagando proprio così tanto, però davvero dobbiamo fare qui. Ah, tra l'altro, perché ho capito che nel lotto segreto quello che conviene fare è pescare. Abbiamo trovato la pianta mucca. Non mi ricordo, l'avevo presa con voi? Non mi ricordo questa cosa. Fertilizziamola anche, dai. Allora, io vado un po' veloce, bimbi. Bene, stanno mangiando. Non posso neanche dire che queste gliele lavo io. Mi sento generosa. Queste gliele metto in frigo. Ragazzi, volendo c'è anche questo. Vabbè, ve lo rimetto qui. Sai cosa fai tu? Tieni, bevitelo, vai. Già che c'è, bevilo. E noi. No, vendiamolo. No, questo non ci serve. Cos'è questo? Pozione dell'emozione. Ah, era quello che avevo pescato nel laghetto, e c'era anche questo. 85 Simoleon se ne va. Mi dispiace perché era bellino, però questo l'abbiamo letto. Non so se lo rilegge, dovrebbe avere però comunque dei vantaggi, dovrebbe comunque salire, se non ricordo male.
Dai ragazzi, se no vediamo solo lei che fa giardinaggio. Qui taglio e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, abbiamo fatto una pausa dal giardinaggio perché Amelie scappa di andare in bagno. Quindi insegniamole a usare il vasino così magari mi diventano un po' più autonomi. Solo che questa interazione è veramente lunghissima. Ci mettono una vita a completarla. Infatti dai, velocizziamo la cosa. Anche perché dobbiamo insegnarlo anche a lui, credo che anche a lui. Infatti, anche lui ha bisogno di andare in bagno. Andiamo, Bri. Sì, Bri. Volevo dire Amelie. Tristan. Serve anche a Tristan. Cioè, veramente è lunghissima, ci vuole una vita e mezzo. Devo andare in bagno anche lei, mandiamola. Lei fa prima di loro. Ecco, insegniamo a usare il vasino anche a lui. Amore, sì, ora mamma cerca di comprarvi letti. Vediamo. Ma guardate che fava che sono stata. Mi sono dimenticata letti. Cioè, ma si può. Lei ha un sonno che muore, piccola stella. Dai. Ma aspettate questa interazione. È meravigliosa. Voglio la foto. Buonanotte, piccolina. Fai i sogni d'oro. Anche il papà ti guarda da lontano. Andiamo, Tristan, è il tuo turno. No, devi svenire. Perfetto, ragazzi, questo è quello che vuol dire essere una madre single di due gemelli. Vai a letto da solo, vai, Tristan, fai prima. Oh, Maremma, Lazzara, sono le 5:10. È mattina. E praticamente non abbiamo fatto nulla. Dannazione. Sperando di trovare presto delle rane un pochino più remunerative. Non valgono niente, quindi me le tengo a questo punto. Che hai fatto, Amelie? Perché piangi? Hai avuto un incubo? Sì. Vabbè, fa un pisolino. C'è lo schifo in questa casa, diamolo una mano che già mi sembra che abbia una vita abbastanza magra. Anche lui si è svegliato. No, amore, dormi. La mamma sta dormendo, ne ha bisogno. Ci vediamo appena si sveglia. Ok, ci siamo svegliati a mezzogiorno e mezza praticamente. E anche i bimbi sono svegliati, io gli ho già preparato qui la colazione. No, latte, volevo farti prendere anche del latte, tesoro. Un po' potresti sederti, i bambini fanno da sé. Ok, possiamo parlare. Calma, è furente perché? Furia per la fame, stai mangiando, amore? Puliscimi, non me lo puoi pulire. Perché? Un bidone di rifiuti, perché non ce l'ho. No. Bene, questo mi fa molto molto piacere. Poi volevo farle fare il bucato, meglio la tinozza, perché le lavo a mano. Piccolina, chi ha i soldi? Devi ripulirmi questo, raccogliere tutto. E poi fai il bucato. Anzi, aspetta, fruga nelle tasche. No, non ho combinato un pasticcio, dai, mi fai fare tutto, annullare tutte le azioni per questo. Ok. Genitorialità, disciplina del comportamento recente, risoluta, di non combinare un pasticcio. Povera Stella, no, guarda, vi giuro, mi fa una pena sta donna. Una bambina ha mangiato, mi sa che non ha fatto un tempo. Ok, le prendo io qualcosa. No, che continua a combinare il pasticcio? Sbagliato, ripulisci. Raccogli tutto. La nostra piantina come sta? Povera Pri.
No, vabbè, questa ragazzi potrebbe essere la foto di copertina perché è abbastanza rappresentativa. Oh, c'è delle piante da far evolvere. Si riconoscono senza starci a soffermare 2 ore e mezza sulla pianta, ci vuole 3 ore a passare su una a una. Molto semplicemente perché sbrilluccicano quelle che sono pronte ad evolvere. Eccola, vedi. Vai, veloce. Benissimo, abbiamo raggiunto il livello 5 di giardinaggio. Estirpa le erbacce e innaffia. Bambini, poveri, non li sto considerando tanto. Tu hai sonno, vai a dormire, amore, allora. Mentre mamma si occupa di voi, in senso però più astratto, nel senso qui è per darvi da mangiare adesso. Dobbiamo pagare anche quelle benedettissime bollette. Poi magari ti puoi cambiare d'abito. Mettiti questo che è bellino. Insomma, dai, non stiamo in pigiama fuori all'aperto. Diamo un senso a questa vita magra. La nostra piantina mucca e meravigliosa, giuro non vedo l'ora di vederla crescere. Ok, ci siamo, allora possiamo anche fare il bucato a questo punto. Fruga nelle tasche. Vabbè, non aggiungiamo nessun additivo, facciamo il bucato e basta. Laviamolo nella tinozza. Vai, Bri. Non devi andare in bagno, no, che pascoli. E vai, corri. E manca anche il divertimento. Dai, dopo ti faccio giocare. Dovremmo comprare anche questo benedetto bidone dei rifiuti perché, insomma, ci servirà. Ok, guardiamocela. Povera, non è molto felice, non credo che canterà lei mentre lava. No, direi che decisamente non sta cantando. Poverina. Falla un'altra volta, guarda in su, dai un bacio a chi vuoi tu. Forma fisica. Ah, lavare la tinozza ti fa aumentare l'abilità di forma fisica. Pensate, non lo sapevo. Dai, poi giochi un po' al computer. No, che cerco lavoro magari. Sì, dai, in beneficenza, cosa vuoi che dia in beneficenza? A me devono farla la beneficenza. Non c'è un non ne ha uno per farne due, ragazzi. Lei è furente perché immagino abbia fame. Vieni, vieni a mangiare. Poi dovete essere un po' autonomi, mi dispiace. No, è andata male. Oh, signore. Biscotti a forma di animali. Andiamo prima che la bimba me la porti in via. No, cavolo. Non mangiarlo, tesoro. Ti è rimasto per caso? No. Senti, è bellina questa farfalla, ma si vende 96° leon, ci fanno comodo. Dai, Bri. Veloce. Serve il cibo per tua figlia. Non devi mangiarlo te, lo deve mangiare lei. Tu gioca al computer. Gioca a Sims per sempre. Abbassa, blocco il Bleak lì, insomma, quel Tetris. E facciamo aumentare un po' le patate, le mettiamo qui tanto non valgano nulla. Basilico, possiamo anche tenerlo qui, non vale nulla. Queste ce le vendiamo. Finalmente abbiamo i soldi per pagare le bollette. Mele, vabbè, dai, vendiamole. Questo sono curioso di sapere cosa fa. Dai, lavo io.
È ispirata. No, tesoro, ora non è il momento da fare altro, da fare soldi, aumentare l'abilità, insomma, ce n'ha di cosine da fare la nostra Bri. Deve occuparsi dei due bambini che praticamente oggi non li ha mai cagati. Allora, fai una cosa. Tu balbetta fra te e te, così almeno acquisisci l'abilità di comunicazione. È ispirata, perfetto. Oh, allora ci rimane utile questo. Allora, come siamo messi abilità? Ballo 1, carisma 3, 1 comicità, 1 cottura al forno 3, la cucina 5, genitorialità 5, il giardinaggio. Bene, possiamo puntare su questi due, cercare di massimizzarli. Anche se, ovviamente, la scrittura e il videogioco, perché no? Servi la cena poi. Fatti visto le fagioli. Qual è questo desiderio? Inizia a scrivere un nuovo libro. Sì, più che volentieri. Compro una console. No, pensavo fosse videogioco quel desiderio. Fa volontariato con la famiglia. Questo si può fare. Anche se per ora sono un po' piccoli. Lei ha bisogno di un bagno. Io non ho la vasca, tra l'altro. Vabbè, questo lo possiamo. Vediamo sui soldi più che altro. Chi è costui? Non se ne vada. Ok, sto cucinando prima. Cioè, lei è proprio. Questa è la rappresentazione della povertà. Fagioli e wurstel. Fagioli e wurstel mi ricordano fagioli all'uccelletto, solo che c'è la salsiccia. Cosa hai tesoro? Sì, ha bisogno di un bagno, la mamma te lo fa. Lui sta bene, anche lui ha bisogno di un bagno. Lei è quasi morta. No, le bollette dove. No, comprare quello. Orca miseria. Questo non vale nulla? No. Adesso l'abbiamo letto, lo vendiamo. Oh, guardiamocela questa, guardiamocela. Ci taglieranno la corrente, lo sento. Il che è un problema perché lei non può usare il computer senza la corrente. Cucciola! La mamma ti ama. Anche se sembra che non vi stia cagando molto. Purtroppo non è colpa sua, poverina. Poi se era una sola sarei stata molto più felice della cosa. Ma i gemelli. Oh, siamo puliti. Abbracciala, dai. Caghiamola un po' sta bimba. Abbraccia affettuosamente. Fai delle facce buffe. E poi leggi per far addormentare. E poi ci occupiamo di. Ma lei non ha mica fame, no? Oh, dai, mamma ti mette a nanna, ti legge anche una favola. Tua madre è più morta che viva. Cioè, ma lui dorme da oggi, non si è ancora svegliato. No, tesorino, amore. Svegliati un secondo. Perché? Mettiamo lì a letto. Mettere a letto e basta, poi, magari. Racconta una storia buffa, abbraccia affettuosamente e poi ti mangi qualcosa. Eppure lui si mangia qualcosa. Ma perché veramente? Non poteva nascere gemelli, che so, ad Arianna, che era un po' messa meglio, almeno aveva Dean, cioè Dean. No, a lei. A lei. Vabbè, lascia stare l'abbraccio affettuosamente in un altro momento. Vai a mangiare anche tu. Ma sì, facciamo spreco. Tu perché non stai mangiando?
Mangia, amore. Ecco, si vede, mangiano fagioli. Però cavolo, ce la siamo giocato male l'ispirata. Stava giocando, non stava scrivendo. No, che fregatura. Questa deve essere... dobbiamo farle evolvere. Facciamole evolvere. Vabbè, via, devo sacrificare qualcosa perché... altrimenti qui sacrifichiamo lo scivolo. D'altronde, se no, non paghiamo queste benedette bollette. Amore, il bagno te lo facciamo domani. Oh, anzi, no, no, tesoro, vai pure a sguazzare, sguazza dentro. Così mamma può fare la genitorialità. Scusa, mi dispiace. Risoluta, esprimi delusione per aver sguazzato nel gabinetto. Tristan, mi deludi. Non si fa. No, vabbè, dai, fagli un bagno, è troppo sporco, poverino. Dai. Bagnetto anche per Tristan. Deve farsela anche la mamma al bagnetto. Ma sono adorabili quando sono in vasca e giocano. Ma guardatelo. Piccola viperina. È uguale a Kyle, lui ha i suoi occhi. Ma gli occhi di Kyle, questo bimbo. Kyle, mi manca Kyle. Magari inviamolo un messaggio. Anche ad Alana, dai. Anche con lei non c'è una grande amicizia, sono conoscente in realtà. Oddio, l'amicizia con Kyle è drasticamente calata. Vabbè, niente mi vieta di inviargli un sms. Leggiamo per far addormentare? Lei ogni tanto gli scrive, anche se sa che non riceve risposta, le dice probabilmente nemmeno li legge, però... ma perché? Vabbè, senti, dormi da solo, notte, tu vai in bagno, fatti una doccia e poi direi che puoi anche andare a dormire. Ci vediamo domani, ragazzi. Ok, oggi la sveglio prima perché comunque alla fine Emily ha molta fame. Arrivo, Emily, ci penso io a te, tu fai il tuo, perché mi sono resa conto che ho dimenticato di... ce la faccio a dirlo, ora di stendere i panni, quindi ho i panni da lavare. Mangia anche tu. Dove stai andando, Emily? Ok, ho dimenticato panni, non li ho stesi, cioè li ho mollati qui in ammollo, cioè, guarda che schifo. Sostituiamo l'acqua anche. Lenzuoli, magliette, jeans, calzini. C'è tante cose da uomo, lei un uomo non ce l'ha. Ok, è tornata pulita. Allora, facciamo accoppiare queste rane. Direi che... oggi lasciamo stare un secondo raccolto e andare a cogliere a giro. Lo farò poi dopo. Intanto scriviamo... scrivi un'email d'amore. Sì, scrivilo a Kyle. Anche se non ci puoi stare insieme, lui ci ha abbandonato, ma lei gliela scrive lo stesso. E gli dice, tu mi manchi, sai, le nostre figlie, abbiamo avuto dei bambini, ti mando la sua foto. E poi può scrivere un libro di genere, può scrivere delle poesie. Allora, tu ti cambi di abito, posso? Sì. Ti metti questo e poi vaghi. Tu pure vaga, così almeno acquisite l'abilità di movimento. Poemi più dolci degli alberi. Va bene.
Paradiso Perduto, Paradiso Amaro, come il film di George Clooney, così dovevo chiamarlo. Allora, intanto i bambini fuori potrebbero anche... Loro li vedo legati. Non li vedo bisticciosi. Oh, piccolo, no, non cadere. Dai, piano piano migliorerai. Sicuramente. Fai delle facce puffe. Abbraccia affettuosamente. Balbetta. C'è altro? Balbetta. Balbetta, balbetta, balbetta. Diamogliene tante così sale la comunicazione. Lo faccio io, dai. Poi dobbiamo comprarci sto bidone. Allora, lei è qui che scrive: i bimbi sono qua che balbettano, in teoria. No, ma come? Non l'ha volosa. Balbetta, no, ma scusa, che relazione hanno? Amicizia. Fratello, Tristan Cavendish. Perché qui c'è ancora la cosa alzata? Ok, pensavo ci fosse ancora... Ok, vado avanti veloce. Ok, adesso però Tristan ha fatto perdere la pazienza a mamma. Ha fatto l'ennesimo pasticcio. Quindi, amore... Allora insegniamoti a usare il vasino, con questo schifo di vasino. Però finché non ci compriamo sto benedetto bidone. Dai, veloce, veloce, veloce. Dai. Bene, calpestiamo la bambina con questa nonchalance. Ma boh. Dai Tristan, siamo tutti con te. E su questa bella immagine di Tristan che impara a fare la pupù, io direi che possiamo chiudere l'aggiornamento. La vita di Bri, vediamo tutti che è complicata. Ora andrò un pochino avanti, le farò raccogliere delle cose, curo il giardino, porto avanti il libro, ma niente di che, insomma, non farò succedere niente d'esagerato finché non torno in registrazione. Spero che questo video vi sia piaciuto nella sua... nel suo caos totale. Se vi è piaciuto, come al solito, se vi va lasciatemi un like e un parere, pure se non vi è piaciuto, e come al solito vi invito anche a iscrivervi al mio canale per restare aggiornati su tutte le novità. Potrei consigliarvi altri youtuber, ma penso che già li conosciate perché sono molto più famosi di me, insomma, quindi sono molto bravi come Valuccia Sim, Chiara Channel, Le Sfigata Gamer, Dreamlike Moon, cioè io adoro quel... il loro gameplay, quindi insomma, Turtle Turtle Alpha Omega, insomma, sono tante youtuber che veramente hanno dei bellissimi gameplay con cui ti diverti. Sicuramente già li conoscete, quindi peace and love, ci vediamo la prossima volta. Su, su.